Salone di Ginevra 2019, stand BMW. Siamo con Sergio Solero, presidente e amministratore delegato BMW. Grazie Sergio per il tuo tempo. È un piacere. Senti, mi pare che aggrediate il Salone di Ginevra con una grande novità in termini di ibrido plug-in, un'autonomia da record, 80 km in modalità puramente elettrica. Sì, possiamo dire che è un'edizione assolutamente elettrificante del Salone di Ginevra per il gruppo BMW. Qua presentiamo la quarta generazione del nostro powertrain elettrico che implementiamo su vari modelli, a partire dalla nostra Ammiraglia serie 7 e dalla BMW X5 recentemente lanciata, e proprio su questa vettura raggiunge un livello record di autonomia in puro elettrico, 80 km, quindi di fatto creando due vetture in una vettura che si può utilizzare nell'uso giornaliero, nel commuting giornaliero in città, in modalità pura elettrica, e che poi invece ha un sistema di assistenza tra i due motori, evidentemente anche sul lungo raggio, quindi una vettura estremamente efficiente che sicuramente sarà una risposta molto positiva per la guida di tutti i giorni. Tante novità anche per chi invece è legato alla tradizione. Questo, noi siamo seduti qua su un modello totalmente nuovo che è, diciamo, la declinazione in forma SUV della nostra Ammiraglia, la nuova BMW X7, una declinazione totalmente nuova, un ampliamento della nostra gamma di SUV nel livello, diciamo, nell'high end, come si dice, nella parte più alta della nostra gamma, una vettura straordinaria con delle finiture fantastiche, ma abbiamo anche la serie 7 che si rinnova totalmente, non tanto e non solo da un punto di vista di design, ma soprattutto da un punto di vista di contenuti interni, di tecnologia, di sistemi di assistenza alla guida. E poi due modelli stupendi, molto centrali, molto molto vero piacere di guida, ecco, piacere di guidare BMW, che sono la serie 3, il modello più venduto nella storia di BMW, e la nuova BMW Z4, due modelli che arriveranno tra l'altro nei saloni italiani proprio nel weekend 16-17 di marzo, quindi un paio di settimane ancora c'è da aspettare e poi si possono provare e guidare queste bellissime vetture. Perfetto, grazie mille per l'ospitalità e il tuo tempo, arrivederci. Grazie a te, alla prossima. Alla prossima, arrivederci.